ringraziato Lorenzo Magri che ci ha accompagnato in questo momento. Andiamo a vedere i russi Vera Basarova e Yuri Larionov. Vedremo la colonna, l'interpretazione della colonna sonora di Sette anni in Tibet, film del 1997 di Jean-Jacques Annaud, basato sul libro autobiografico di Heinrich Harrer, interpretato da Brad Pitt. Tempo così forte da atterrare questi lanciati anche molto alti. Doppio axel cade, purtroppo lei, questa era la sequenza prevista, doppio axel. In parallelo l'asso, poi cambia in aria, questo è un carry, lui non gira più ma incrocia semplicemente in avanti. È naturalmente un requisito per alzare il livello, un sollevamento molto bello questo, hanno compiuto tutto il giro della pista quasi col sollevamento. Triple loop altrettanto bello, lunghissimo, bello arrivo preciso. E poi la spirale interna indietro. Al contrario di quello che dicevamo ieri nel programma corto, qui sono pochi elementi che si possono paragonare alla danza, questo è molto più atletico, diciamo, rispetto al programma corto di ieri. Variazioni di posizione nella trottola combinata, gira molto bene, un bel libero, veramente un bel libero. E soltanto doppio axel in sequenza,
sì, stato sbagliato da Basarova e Larionov, che però dovrebbero andare al comando senza eccessivi problemi. Sì. Anche se dovrebbero battere il loro personale, stabilito proprio in occasione dell'Olimpiade con 163-50, e dovrebbero dunque battere non solo il personale ma anche il 165-96 di Ivora e Lodwig. Certo, hanno pattinato molto bene, un errore su un salto, un errore che naturalmente costa diversi punti, però secondo me gli altri elementi erano veramente di qualità, leggeri, scivolati, puliti, credo che abbiano diversi più nei GOI negli altri elementi, quindi potrebbero farcela, in più avevano del vantaggio anche nel programma corto, penso che riescano a farcela. Scusa, torniamo un attimo anche alla gara di Stefania e Ondri, volevo sapere cosa vi siete detti, se è possibile saperlo dopo l'abbraccio, soprattutto se ha detto qualcosa loro John Zimmerman. Dopo l'abbraccio si può dire, dopo il primo salto non si può dire cosa ci siamo detti. No, eravamo molto contenti per la reazione che hanno avuto, a dimostrazione di un allenamento duro e molto metodico, dove sono stati sempre abituati, qualsiasi cosa accadesse, a continuare, e qualche volta è successo in allenamento che quel primo salto andasse storto, hanno imparato a reagire, e qui hanno reagito doppiamente, perché ovviamente ti succede in gara e la tensione è doppia. Tanto ricordiamo che Bertone e Otare, che sono in questo momento in terza posizione, volevo anche dire che abbiamo il sito dove potete rivolgere tutte le vostre curiosità, le vostre domande sul pattinaggio ai nostri esperti Franca Bianconi, Michael Webster, Silvia Fontana, Valentina Marchei, che è www.mondialidipattinaggio.rai.it, curato anche da Pietro Plastina, che ci segue da Roma. Ed è il momento, sì, se del... Se non ho calcolato male dovrebbero restare undicesimi, perché ho fatto il conto delle coppie che mancano, se il mio calcolo non è sbagliato dovrebbero restare undicesimi, che è comunque un grande risultato, per primo perché gli consente di accedere alle prove di Grand Prix dell'anno prossimo. I primi 12 accedono al Grand Prix e questo è un grande traguardo. Un punteggio molto convincente, 7 punti meglio il loro personale, 172-04 per Basarova e Larionov. Adesso la gara entra davvero nel vivo con la coppia cinese Zhang Zhang. Certo, migliorare Michael di 7 punti un personale che era già stato ritoccato in occasione dell'Olimpiade significa veramente che questo non è assolutamente un mondiale, per così dire, di assestamento.